Ciao amiche e amici dalla vostra Gattaluna, mentre sorseggio una tisana. Cosa c'è di meglio di una bella tisana calda in un pomeriggio d'inverno? Questo, il video dei prodotti finiti. Il nostro pacchettino di Carmelsita è bello, bello pieno. Mi serve un altro sorso. Goda. Allora, è una tisana Pompadour. Dopo pasto, non saprei. Comunque, procediamo random, così poi buttiamo tutto. Elmex. Questo vaso di fiori mi fa la giusta ombra per far vedere bene le cosine. Allora, l'Elmex Sensitive, chi mi segue lo sa. Io lo uso da tanto tempo, è veramente ottimo, un colluttorio, si può mettere anche nell'acqua dell'idropulsore, funziona benissimo, oppure si può usare puro. È una protezione extra per i denti sensibili, è veramente ottimo. Poi di solito non lo faccio, ma voglio segnalare questi detersivi della Winness che non sono sponsorizzata purtroppo. No, comunque, a parte gli scherzi, veramente sono prodotti molto buoni. Questo qui è l'ammorbidente. Allora, l'ammorbidente noi sappiamo che tra i vari detersivi, non so, io so, ho sentito dire che forse è il più inquinante. In realtà forse, diciamo, non è indispensabile. Io lo uso esclusivamente per i golf, quelli che uso io molto lunghi, che devono restare belli morbidi, ecco, li uso solo quando lavo quelli. Scusate. Poi diciamo generalmente non li uso per gli asciugamani, per tutto, no. Finiamola. Così non abbiamo più il problema di sorseggiare. Allora, altri prodottini. Ok, sempre in argomento casalinghitudine, questo me l'hanno regalato, sì, a volte mi regalano anche i detersivi, ebbene sì, una persona che mi è molto cara mi ha regalato questo profumo per la biancheria, concentrato per lavatrice, quindi se ne mette pochissimo, mezzo tappo, questo al muschio bianco, perché lei aveva su una felpa che emanava un profumo meraviglioso. Io l'ho chiesto che cos'era e se era un profumo che aveva sul corpo. Lei mi ha detto: no, no, è su alcuni capi di biancheria, soprattutto quelli che usa per lo sport, eccetera, li profuma con un pizzico di questo. Sono prodotti, secondo me, di cui si può tranquillamente fare a meno. Però, se uno fa un'attività sportiva o ha figli adolescenti che hanno questi capi un po'. Così, insomma, l'adolescente ha l'ormone un po' sfrizzicorino e a volte, insomma, i capi hanno un odore intenso. Allora, per lavarli bene, si può mettere un pizzico di questo. Comunque, io non sono un'esperta e dico quello che faccio io. Insomma, questo me l'hanno regalato. Comunque, anche adesso ce l'ho un profumo a biancheria, lo uso veramente saltuariamente, è un pizzico. Oh, questa invece è una linea della Vivi Verde Coop, molto molto conosciuta, che sicuramente moltissimi di voi conoscono. Se siete poi appassionati di beauty, di make-up, di skincare, sicuramente le conoscete. Vivi Verde è una, credo sia una linea bio, ma comunque sicuramente con un discreto inci. E venduto credo solo dalla catena delle Coop, non so se si trova su Amazon. Questo è il gel doccia. Tutti i prodotti che io ho provato di Vivi Verde Bio della Coop sono tutti buonissimi. Il loro deodorante è favoloso, il loro burro labbra è forse il burro di cacao migliore che abbia mai provato. Il costo è bassissimo. E la qualità è buona, sono prodotti senza parabeni, senza siliconi, eccetera. Hanno anche una linea di creme che non sono male. Certo, sono creme leggere, se avete grosse esigenze anti-age, eccetera, insomma, fanno un po' poco. Sono delle buone cremine idratanti, hanno un contorno occhi che io ho provato più di una volta, però ripeto, non è, insomma, il contorno occhi top che potete trovare, insomma.
magari anche ad altri costi. Il costo di questi prodotti è veramente molto molto equo. Poi stavolta abbiamo anche qualcosina di make-up che siamo riusciti a finire. Questo è un fondotinta veramente magnifico ed è il 4K di Custudio. Magari non è proprio conosciuto diciamo, al grandissimo pubblico, ma loro truccano anche artisti famosi, artisti televisivi, credo, soprattutto tantissimi. E questo è un fondotinta ad alta definizione. Loro ne fanno anche un altro, 3D HD. Hanno diciamo, dei target un po' diversi, ma se andate sul sito di QStudio, Q come quadro, trovate tutte le spiegazioni. Io uso il 4K e sembra che ce ne sia, ma in realtà credetemi, è finito. L'ho anche aperto e tirato fuori tutto quello che si può tirare fuori. Io uso il numero 1 che è un pelino chiaro per me, il 2 è un pelino scuro. Dovrei comprarli tutti e due. L'ho anche fatto una volta e li mescolavo. Però diciamo era un po' complicato, se no diciamo l'uno in tempi normali, il due eventualmente quando sono un pochino abbronzata. La qualità è top, veramente, è un fondotinta magnifico per la pelle agée, il massimo. Poi abbiamo, ma affrontiamo anche questi temi, qui abbiamo un detergente intimo, questa è un'altra linea che sicuramente conoscete, quella dell'Officina del Mugello, che si trova in diversi supermercati. Anche qui hanno sapone mani, fanno tante cose a base di, ce la posso fare, di sapone di Marsiglia, ottimo per le mani, hanno un sapone liquido per le mani che io uso spesso. E questo è il detergente intimo alla salvia. Dovrebbe avere anche un buon inci, comunque è un gran prodotto, veramente molto buono. Ne basta pochissimo, questa è una confezione da 250 ml, durano quindi parecchio. Vabbè, questo scusate, cosa c'entra? Vabbè, ho finito il bialco, vabbè, niente. Ok, poi questo è un prodotto super 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 famoso, è l'acqua micellare, la soluzione micellare e struccante, la soluzione micellaire démaquillante di Peau Sensible, Nettoie et Apaise, quindi pulisce e calma, apaise, giusto? Non lo so. Comunque, Sensibio è della Bioderma, questa col tappo, io uso questa col tappo rosa, ne hanno diversi tipi, tappo azzurro, mi sembra che per pelli normali, e tappo verde forse per pelli impure, grasse. Questa qua col tappo rosa è fantastico, strucca secondo me molto bene, tranne forse un trucco drag o veramente intensissimo. Questo invece è un prodotto che io non amo particolarmente, lo compro a volte lo tengo in casa se passa la figlia e ha esigenze di struccaggio. E questo praticamente è il Super Démaquillant è waterproof, dice, promette di togliere anche il trucco waterproof, senz'altro è una miscela, no, è un bifasico. Per me un pelino aggressivo, non lo amo molto. Io strucco anche gli occhi. Allora, in realtà strucco gli occhi prima con un oleoso, oppure c'è il gel di Sephora, il gel struccante che poi magari vedremo in un'altra occasione. C'è il gel struccante sempre della linea Sephora, che secondo il gel micellare anche hanno, quello secondo me per gli occhi è ottimo. Non strucca completamente su di me, dopo passo comunque questo e poi naturalmente detergo con l'acqua, eccetera, eccetera, perché ricordatevi che l'acqua micellare va poi risciacquata, non seguite, a volte c'è scritto, forse anche qui c'è scritto senza risciacquo, non lo so, non rindaghiamo, ma invece va risciacquato. Poi, altro prodotto che ho messo, sì, ho tanta roba stavolta. Ho finito questa crema di Caudalie, Crème Nuit Glycolique Anti-Tache. Questa è una crema, ottima crema di Caudalie per le macchie cutanee. Io soffro un po' di macchie da sole, me ne è venuta appunto qualcuna, soprattutto su questa guancia intorno ai 40 anni, perché prendevo sconsideratamente il sole.
Però dopo, quando insomma, ho sempre messo la protezione solare, ma non mettevo la 50 per intenderci. Comunque, senza stare a raccontarvi la mia vita, questa crema qui è ottima. Per me un pelino ricca, infatti io non la usavo tutte le sere, ma la alternavo con un'altra più leggera. Funziona? Ma sì, le macchie dopo l'estate si sono sicuramente schiarite. Io però quando mi espongo al sole, al mare proprio, diciamo, uso comunque il siero di Caudalie, quello anti-tache, che è fantastico. È l'unico, forse a mia conoscenza, che consente proprio di esporsi al sole, non vi aggiunge macchie a quelle che già avete. Ecco, comunque è una buona crema, questa la consiglio. Per me un filo ricca. Poi, questo è un prodotto che uso da novembre per la pulizia degli occhi, per la secchezza oculare, è Blefazol 100 ml, anche questa è una soluzione micellare. Come lo uso? Quando ho struccato praticamente il viso prima delle creme, della skincare, pulisco con un batuffolo, due batuffoli, uno per ciascun occhio, imbevuto e strizzato di acqua bella calda, ci fate cadere qualche goccia e questo è un ulteriore, come dire, inumidisce particolarmente l'occhio, la palpebra, è fantastico. Comunque a me l'ha consigliato l'oculista, non so se è consigliato per tutti, non è un farmaco, eh. Poi ho finito un altro prodotto top, un top di gamma, come dicono quelli bravi, di custodio, ed è il loro primer. Sono solo 15 millilitri in una confezione bella robusta di vetro pesante, con questo erogatore molto comodo, sicuramente a pump. Ne bastano veramente una pump, ma due proprio esagerando. È un primer che dire che pialla è dire poco. Non costa pochissimo rispetto anche al quantitativo, però adesso ne sto usando un altro di Guerlain. Ogni tanto vanno comunque alternati i prodotti, anche perché la loro efficacia sulla pelle, voi sapete che dopo 60-90 giorni, 6 mesi, eccetera, si può impoverire la loro efficacia, bisogna passare ad altro e poi se volete tornate a quello di prima. È sicuramente un primer ottimo. Io non l'ho mai usato tutti i giorni, non perché non si possa usare il primer tutti i giorni, ma perché essendo un prodotto un po', diciamo, abbastanza costoso, lo riservavo a occasioni particolari, delle uscite o delle cose. Poi, questo è un travel size di Prailly, crema collo e décolleté che c'era nel fantastico calendario di Look Fantastic. Questo poi l'ho comprato anche in full size, è un'ottima crema collo e décolleté per idratare. Questa nella confezione lilla si può usare sia di giorno che di notte prima di andare a letto. Si massaggia, comunque ci sono tutte le istruzioni, sempre c'è da usare. Hanno tutta una gamma loro per collo e décolleté, non hanno solo questa. Poi, questo è un altro prodotto che io compro e ricompro migliaia di volte, il Toleriane Ultra speciale contorno occhi. Questo è ottimo per la secchezza palpebrale. Non è un farmaco, è straconsigliato anche dai dermatologi. E ok. Questo è l'altro Blefazol che ho finito. È una confezione, vi dirò, per un utilizzo quotidiano, io lo uso mattina e sera, un mese e mezzo, ma robe del genere. Un mese, diciamo. Poi, cosa abbiamo qui? Altro prodottino che era nel calendario di Look Fantastic, questo è Ritual of Ayurveda e l'olio corpo, quello nella confezione rossa, è buonissimo. Tra l'altro ha un profumo meraviglioso, non invadente, piacevolissimo, idrata veramente, ottimo, ottimo prodotto. Poi, questo campioncino che mi hanno dato in farmacia, Sensitive Cream di Toleriane di La Roche-Posay, ho dimenticato di dire, questo è di La Roche-Posay, hanno una gamma infinita di creme, lozioni e quant'altro. Questo è un campioncino, ma lo usavo magari in zone qui dove avevo dei rossori. Se non volete comprare la confezione intera, vi fate dare un campioncino, questo dura parecchio. Poi, allora, vediamo un po' cosa c'è ancora. Ah, questo qua è mini, 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 mini fondotinta. Questa è una mini size, adorabile. Ma l'ha commessa in Sephora, questo qui è l'Happy, come si chiama?
Hello Happy, non quello highlighting che è quello che lucida, questa è la formulazione precedente che è comunque ancora in vendita, che secondo me non è male, ho fatto tinta di quelli piuttosto liquidini, leggeri, io uso il colore numero 2, hanno direi una certa gamma di colori. La ragazza la venditrice di Sephora mi aveva detto, ma guarda che ti dura per due un paio di volte, un weekend, ma a me è durato una settimana tranquillamente. Quindi se fate una vacanzina può essere una buona idea da portare dietro. Altra mini size o travel size, questo non era nel calendario di Look Fantastic, questo credo sia impossibile leggere di che trattasi, ve lo leggo io, è di Bobbi Brown, Instant Longwear Makeup Remover. È uno struccante per occhi e labbra. Oh, niente male, niente niente male. Ottimi questi prodotti di skincare di Bobbi Brown. Poi, questo compro e ricompro. Sembra che ce ne sia ancora. E invece no. No, invece no, non ce n'è più. No, perché mi sembrava pesante. Ho detto, ma questo è l'Hydra Plumping retesturizzante, il siero concentrato di Kiehl's. Ottimo prodotto. Compro e ricompro e alterno poi con altre cose. Poi, fantastico questo. Questo è un detergente, è un olio, si può definire un olio, ma diciamo che forse a base d'olio è un face wash, è un detergente viso di John Masters Organics, bellissima il packaging tipo vecchio farmacista. Antica farmacia, che vecchio farmacista, anche io sono farmacista vecchio, ma questa è la vecchia farmacia con un pump molto robusto che funziona molto bene e detergente, io l'ho sempre usato al mattino per detergere il viso e comunque è un gran prodotto. Questo credo si trovi anche su Amazon. Poi abbiamo il Gimme Bro, questi li adoro. Questi avrebbero la durata di un mascara, in realtà, dato che non vanno certo a contatto con gli occhi, io li uso un po' di più, però diciamo che dopo un annetto, quando si comincia, non si vede più la scritta. Questo era il numero uno, un po' troppo chiaro per me. Ecco, magari lo usavo qui per la parte iniziale delle sopracciglia, ma è un po' troppo chiaro. Poi abbiamo finito per decorrenza dei termini un Dark Love di Clio Makeup. In realtà non è secco affatto, però. E ce l'avevo da tanto, un bel 6 mesi, quindi direi l'ho usato tanto e purtroppo i mascara hanno vita breve, ma ne ho un altro già pronto lì, tranquilli, non vi preoccupate. Poi abbiamo di Kiehl's questo siero crema alla calendula, un prodotto abbastanza nuovo che dovrebbe essere completamente finito, sì. Un profumo buono, credo che Kiehl's, non vorrei dire una cavolata, ma Kiehl's non aggiunge mai profumo ai suoi prodotti, quindi l'odore che sentite è l'odore proprio degli ingredienti, è l'odore del prodotto. Questo qui è praticamente un siero crema di texture molto piacevole, un po' gellificato alla calendola, hanno tutta una linea alla calendola che a me piace molto, delicata, ma veramente veramente buona. Poi abbiamo, c'è ancora qualcosina, sì, un altro Gimme Bro, il 5. Quello era troppo chiaro, questo è troppo scuro. Adesso io sto usando il 4,5 che invece è perfetto per me. Anche questo ce l'avevo da una vita, ormai la scritta è illeggibile. Poi abbiamo due confezioni, due creme che avevo tagliato, creme, prodotti cremosi, ma in realtà sono due detergenti che erano nel calendario di Look Fantastic, mi sembra. Questo è l'Extra Creamy Cleansing Foam di Benefiance di Shiseido. Ottimo. Non so se strucca, no, però è un buon detergente. Questo invece era di Okia. E non si legge, comunque fidatevi, il cleaning gel illuminante, molto buono, sì. Diciamo, questo aveva un colorino un po' disgusting, però, una specie di rosino, però vabbè, chi ce ne importa.
Altro prodotto di make-up che ho finito, mi è durato tanto, questo di Dior, si proprio si è consumato, questo mi è durato sono sempre 30 ml, ma dura un macello di tempo, ne basta proprio una goccia, due gocce io usavo, e questo è il Dior Skin Dior, io usavo l'1V, la prima volta in vita mia che mi consigliano, che scelgo, perché l'ho testato io e il colore è perfetto per me, un warm, un colore caldo, però in effetti devo dire quello che mi era più adatto alla mia pelle, al mio tono, sottotono, quel che è. Questo è un collirio, non è un farmaco, si chiama Colmil, sono gocce oculari, si possono usare sempre. Non hanno alcuna controindicazione, comunque chiedete al farmacista o al medico. Comunque a me l'hanno dato, me l'ha dato un oculista dicendomi però che non ha controindicazioni per gli occhi secchi come di cui io soffro. Colmil è un collirio fantastico, lo uso mattina e sera, si può usare tutte le volte che si vuole. Infine, qui c'è una distesa di schifezze che poi buttiamo subito al riciclo. Poi ho dei pennelli che ho buttato via perché non so se a voi capita, quando i pennelli diventano vecchi, diventano duri, pizzicano, anche se io li lavo regolarmente, eccetera, ma li butto. Uno è questo qua, era nella Urban Decay Vice, credo di averla regalata quella palette perché l'avevo usata, poi io ho delle amiche con cui diciamo posso permettermi di regalare i trucchi, naturalmente non quelli rovinati, quelli in ottimo stato, e questo è uno di quei pennelli doppi, oh, punge, punge da matti, lo butto. Poi quest'altro di Neve Cosmetics, che ne ha fatte di battaglie, sto pennello da cipria, punge da morire, via. Idem questo qui di NYX, per fondotinta, ecco, l'ho usato una volta, adesso non l'ho neanche lavato, ho detto lo butto, duro come il ferro, questo però è sempre stato duro, e poi pesa, pesa, pesa un quintale, questo coso qua, mamma mia, ma che è questo pennello? Butto, e quest'altro che credo che sia di Sephora, era questa linea carina in viola, probabilmente l'ho presa perché era viola, non so, comunque punge. Credo di avere, no, mi sa che c'è un'altra cosina. Ah sì, questo vecchissimo Kabuki di Sephora, si è anche spaccata la qui graffia, la cosa e punge. Ecco, questo una volta era morbidissimo, ma adesso è duro come il ferro. Un vecchissimo Kabuki, forse il primo Kabuki che ho comprato in vita mia. Poi questi sono due campioncini di dentifricio, ma lascerei perdere. Buttiamo senza altri commenti. Questo era il video, 23 minuti, record personale della vostra Gattaluna, intanto la luce è un po' smorzata, è diventata più morbida e niente, spero di avervi fatto passare questi 20 minuti così di distrazione parlando di un po' di sciocchezuole e niente, amiche e amici, alla prossima, ciao dalla vostra Gattaluna!